Gli avevo detto di non tornare. E invece... Stavo lì sulle scale. Stavo lì a dondolare. Proprio di fianco all'androne dell'ascensore. E l'ho visto, di sbieco, che mi guardava, come si guarda un Cristo, seviziato, sull'altare. Sei venuto per farmi la carità. La carità di credere che sono colpevole e tacciato da tutti. Temi che senza questa infamia da paria io mi spenga, come i tuoi effeminati bambocci intellettuali. Risparmiati questa ironia. Tanti genei hanno smesso di scrivere, quando si sono accorti che il loro sogno trasgressivo era banale e alla portata di tutti. Ma io sai cosa ti dico? Non ho pensato una sola volta che ci si potesse gloriare di questo ammuffito martirio da diverso. E se mi sono isolato è perché mi sento come un misero cane che ha male soltanto. Vedi le tue labbra adesso. Vorrei si posassero lentamente su di me e che una mano mi costringesse verso il basso a pregare sul tuo cazzo, in ginocchio. E questa non è trasgressione. È solo la prova empirica di quella smania. Che arriva come in preda a una trance, come calpestata. Imagination, dead imagine, a place, that again, never, another question. Nella penombra che conosco bene, mi insegue un occhio di mulo che apre le zampe e raglia. E ancora, se lo voglio ancora, se lo voglio. Ma ti prego, non vomitarmi addosso la pantomima della docilità. Sono entrato senza convinzione e non sopporto di sentirmi assalire dal tuo patetico prurito animale. Non sono un collezionista di spettri, venuto qui a riesumare i tuoi turbamenti dall'armadio. Non ho intenzione di doverti ferire e trascinare all'inferno, vedi? Avrei fatto bene a non ritornare, e invece... Stavo lì sulle scale, stavo di fianco all'androne dell'ascensore e ti ho visto apparire. E come fare a dirti di non entrare? Come fare se già stavo morendo dalla nostalgia di te che sei qui, certo, ma vedi? No, non sono contento. Avevo nostalgia di te, sì, ma in un altro momento. Di come eri nella stanza viola, ad esempio, con gli occhi brillanti, mentre mi parlavi della tua donna a casa, bianca pelle e bianco seno. E intanto slacciavi lento i pantaloni di Alphonse e sotto suo comando aprivi la bocca, incerto. E tutt'intorno il mondo si condensava in un'aberrazione che avrebbe osato altro e altro, e altro, con la fiducia estrema che solo così si potesse sovvertire la natura e diventarne il veleno. Per questo oggi devi dirmi una cosa, devi dirmi se la morale vieta ancora qualcosa. Ho bisogno di saperlo, perché se c'è ancora una macchia, un respiro, come dal nulla, un'inezia, capace di suscitare sgomento, anche appena percettibile. Io mi ci voglio rotolare sguaiato, per strapparmi dal piatto, piatto, schiacciato, lo sguardo di colui che io sto amando, quando si posa su di me e vede qualcosa di già veduto e nessuna ombra di castigo del cielo. Solo un ammiccamento, teso, verso l'orgasmo che seguirà. Immaginazione morta. Di questo ormai si tratta. Persone che non sanno più nei confronti di cosa impostare la propria eccitazione. E la loro angoscia mi stordisce. Proprio come mi stordisci tu. Che sei entrato nella mia tana, pieno di sprezzante distacco. Tu che te ne stai tronfio nelle tue tresche pubbliche, nella tua tanto ormai collaudata emancipazione, e sotto al naso mi hai sventolato per anni la bandiera della trare, muggire, fottere per le strade, proprio tu mi vieni a cercare, mentre dal fondo, del tuo passone più oscuro, si svolge qualcosa di infimo, che ti porta a rimpiangere il tempo in cui hai dovuto camminare rasente muri, accontentandoti di avventure furtive ed eccitandoti in quell'ebbrezza da timore e clandestinità. Che chissà nel cuore di quanti uomini è, come una serpe che gonfia, una coltellata di accertata solitudine,
che arriva come in preda a una trance, come calpestata. Imagination, that, imagine, a place, that again, never, another question. Nella penombra che conosco bene, vedi? Non ho vergogna di essere così osceno, così vuoto di virilità, così troppo sulla terra, merda, e di gridare questa miseria che mi tocca. Io, che almeno non mi sono rinchiuso in un'alcova da grande dama, io, che cammino a testa alta e cerco di tenere insieme il mio bisogno di abissi con la vita di tutti i giorni, e se qualcosa mi sta consumando, è ciò che sono costretto a vedere. I monatti, i coatti, gli eroi dell'elemosina iaculata per 20.000 lire alla ragazzina nigeriana, che è seducente, come un cesso vecchio. Se non fosse che qualcuno, a casa, sapendolo, potrebbe avere un trasalimento, questa patetica caricatura di potenza. Col profilattico rosso o verde, o arancio, coi brillantini, oppure senza, nelle auto calde, con le foto dei bambini sul cruscotto e la soddisfazione di quando si caga velocemente per correre al cinema o al ristorante. Vedi, davvero non senti il tanfo che risale? E Justine che piange con le sue cosce larghe. E quanto sarebbe doloroso per me riaprire dall'oggi al domani quella porta, passeggiare per le strade, giocare come fai tu nelle stanzette delle discoteche e corteggiare i tuoi figli, sedurli. E provare a carezzarli, e baciare, e coccolare, e picchiare, e poter gemere con loro senza mai dare niente da fermare. Se non un freddo che sa di disprezzo, o un controluce, in cui loro mi appaiono di un'inspiegabile bellezza. Quando stanno col respiro pesante, sempre già al di là di tutto ciò che si potrebbe domandare, e comunque disinvolti, e comunque redenti. Tanto, chi mai potrebbe giudicare la loro condotta dall'altare? Senza cattedrale, i santi si lasciano portare in giro a braccio e affogare e minacciare. Meglio alzare muri di cinta e legare i cani alla porta, perché alla fine ci sono più stile e più eleganza nel vivere appestati, separati, quei chiavistelli barricati e una volta chiusi rannicchiati dentro i cunicoli, sentire il desiderio che sale e ancor più sotto due mani che ti stringono e ancor più sotto gli uomini gridare per le sevizie non praticate, come se le immagini strisciassero fuori per supplicarti di lasciarle morire. È il deserto che conduce. Immagina un sussulto, poi un altro, e la tarantola. Due mani dure a cui non crede neppure chi le muove. Imagination, that, imagine. A place, that again. Never, another question.